Allora, dobbiamo sistemare un po' di cose che abbiamo lasciato in sospeso ieri e dopodiché andiamo a fare un po' di esercizi. Allora, prima faccio uno specchietto di alcune trasformate che abbiamo fatto, che conosciamo già. Facciamo la chi, diciamo quella che è chiamata normalmente rect t, questa è la trasformata mi dà la sinc, cioè seno in greco S tra greco S. Questa invece era la funzione caratteristica di meno mezzo in mezzo. Poi avevamo, come la chiamate in inglese, funzione tenda, tend, quella triangolo, però c'è un nome preciso, lambda indicato, la lettera lambda, sì, lambda grande, il p, allora lo scrivo qua che è lambda grande di p, lambda grande di p è uguale a 0, se la vostra di t è maggiore o uguale di 1 è uguale a 1 meno la vostra di t, se la vostra di t è maggiore o uguale. E qua, siccome questa non era altro che la rec convoluta con la rec tanto larga di 1, la trasformata di Fourier non faceva altro che, se diciamo, la sinc qua adesso. Poi avevamo metto le due frecce, nel senso che la trasformata di Fourier mi porta da qua a qua e l'altra è ovviamente l'altra trasformata. A volte alcuni mettono la freccia così, in questo senso, e così, in un altro senso, per differenziare un po' quanti senso. Poi avevamo e alla meno y x quadro, e questa mi dava e alla meno pi greco x quadro. Mi pare che non ci fosse il 2, giusto? Mi pare. Poi io faccio e alla meno pi greco epsilon quadro x quadro. Questa mi andava a e alla meno pi greco x su epsilon, qua s quadro, scusate, s su epsilon al quadrato per 1 su epsilon.
Ok? Ok, poi facciamo, giusto per completezza, sempre qua, sempre, stiamo parlando sempre del teorema dell'uomo, diciamo, della trasformata di una funzione di Ax. Se qua voglio considerare una densità di una gaussiana, la centro in zero, perché tanto se non la centro in zero semplicemente avrò una moltiplicazione per un esponenziale complesso, esponenziale immaginario. Se qua ci metto e alla meno x quadro su 2 sigma quadro 1 su sigma radice di 2 pi greco, questa è la densità di una gaussiana di varianza sigma quadro, scarto quadratico medio sigma e media uguale a 0. Allora in questo caso che cosa succede? Che qua devo avere e alla meno 2 sigma quadro di greco quadro s quadro. Perché? Perché allora, se questo lo chiami y, per far uscire y greco x quadro, chi è y? Y è diciamo sigma radice di 2, radice di 2 y è sigma radice 2 pi greco x. Se io ho 1 su sigma radice di 2 pi greco e alla meno x quadro y quadro fratto 2 sigma quadro, allora se voglio far uscire questa, allora la y ci devo mettere la radice quadrata di questo, poi ci mette pure la radice quadrata di pi greco, perché così quando vado a sostituire c'è pi greco x quadro. Ok? Quindi quando vado a trasformare, che mi succede? Che la trasformata di prima, quindi questa è F, questa è, chiamate questa funzione F di X, chiamate questo A, allora questa qua non è altro che F di X su A. Perché se allora io qua ho radice di pi greco fratto sigma radice sempre su F di X su A. Infatti se Y allora io faccio F di X su sigma radica 2 pi greco, quanto viene? Viene e alla meno pi greco x fratto 2 sigma 4 pi greco, pi greco, pi greco, vedete che viene
questa qua. Ovviamente ci devo mettere uno su sigma da 5 più greco. E qua viene. Quindi torna. Quindi quando vado a fare la trasformata, devo fare F cappuccio di AS per A fratto sigma radice di 2π. Però vedete che A è sigma radice di 2π. Quando vado a fare il quadrato viene 2 sigma 4, pi greco, pi greco ci sta, viene pi greco 4, s quadro, a e sigma da 100 pi greco se ne vanno, e quindi viene esattamente questo. Ok, quindi giusto per calcolare qualche trasformata semplice. Ripeto, il tutto è complicato dal fatto ricordarsi le trasformate, non lo so, a me è un esercizio che non piace, per quale motivo? In realtà uno se le può ricavare di volte in volte, il fatto che a ricavarle ci perdi 5 minuti, partendo da 3-4 che ti ricordo. Però il problema qual è? Che se vi ricordate la definizione di trasformata di Fourier c'ha tre standard diversi. E allora se con i tre standard diversi tu hai tre tabelle diverse, allora mettiamo che tu sai perfettamente la tabella del tuo standard, poi ti capita che dovresti studiare una materia in cui la definizione è data in maniera diversa, allora ti dici per forza. Quindi è utile comunque, però su questo standard effettivamente ho visto che ci sono dei vantaggi, cioè dandola come l'abbiamo data noi, no? F cappuccio di S uguale integrale da meno infinito a infinito di R meno 2pi greco I x S F di S. E allora? Perché non c'è la costante davanti, ci sono dei punti davanti. Vabbè, quindi in realtà queste tre, quella da sapere è questa, queste altre due sono ottenute dalla trasformata di una F di AX. Ok, andiamo adesso a fare un altro, giusto per... andiamo a fare la trasformata, prendiamo la funzione F di... è qua, qualche volta ho usato la T, qualche volta siamo nel dominio, o usiamo sempre la X o usiamo sempre la T, però diciamo nel dominio, diciamo così, del tempo spesso si usa la variabile o X o T, nel dominio della frequenza, cioè la trasformata, si usa spesso la Xi o la S. Allora, andiamo a prendere f di x uguale alla funzione che vale 0 se x è minore o uguale a 0 e alla meno ax se x è maggiore o è maggiore di 0. Allora, attenzione, qua non posso dire minore o uguale, maggiore o uguale, perché in 0 la funzione c'ha un salto, quindi non posso uguagliare il gioco. Allora, andiamo a vedere chi è F cappuccio di S. Allora, che cosa devo fare? Allora, questa devo fare l'integrale tra 0 e infinito di R meno 2 pi greco I SX per E alla meno AX di X. Allora, quindi posso dire integrale tra 0 e più infinito di e alla meno a più 2 pi greco i per s per x di x.
Allora, chi è l'integrale? L'integrale è e alla meno a più 2 greco i per s. Scusate, a non molti greco i s. Ok? 2 pi greco i s per x fratto a più 2 pi greco i s. Con il meno, e questo lo devo valutare a più infinito e a 0. A è un numero positivo, allora quando x tende a più infinito, qua avete e alla meno ax, che è la parte reale dell'esponente, e alla meno ax tende a 0, e che è anche il modulo di questo numero complesso. Quando invece avete e alla meno 2 pi greco isx, questo è un esponente immaginario, quindi quello là, il numero complesso modulo 1, che va a moltiplicare quello di prima tendeva a 0, quindi a più infinito questo tende a 0. E questa è una costante. Questa costante non è nulla perché ha un numero reale positivo, è questo. 2 pi greco is, qualunque sia s, non è nulla. Quando invece andiamo a 0, qua mi viene e alla 0 che fa 1, meno 1 con meno davanti fa più, e quindi qua mi viene 1 fratto a 2 pi greco is. Quindi la trasformata di questo è uguale a 1 fratto a su 2 pi greco di s. O se io faccio la trasformata di, allora questa sarebbe la funzione che fa così: fino a 0 vale 0 e da 0 in poi scende come era prima, ok? Che succede se faccio la trasformata di quest'altra funzione? Cioè la simmetrica di qua, la disegno un po', uscita per dire che è f di meno x. Se faccio la trasformata di f meno x, la trasformata non è altro che la trasformata di Fourier calcolata in meno s. Quindi, calcolando in meno s, qua mi viene a meno 2 pi greco di s. E allora che succede se vado a fare la trasformata di e alla meno a valore assoluto di x? E questo non è altro in questo caso è la somma di la funzione di prima calcolata in s e la trasformata di prima calcolata in s più la trasformata di prima calcolata in meno s. Cioè, perché la funzione di partenza è la funzione di prima calcolata in x più la funzione di prima calcolata in x. Quindi qua mi viene 1 fratto a di 2 pi greco di s più 1 fratto a meno 2 pi greco di s. E quanto viene? Allora, se faccio bene i conti, qua viene a quadro più 4 pi greco quadro s quadro, e poi qua a meno a più dovrebbe fare più a. Vabbè. Allora,
con questo abbiamo calcolato alcune trasformate. Adesso torniamo un attimo indietro a quello che abbiamo detto ieri. Allora, ieri cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che se io faccio, allora, c'è rimasto un risultato da dimostrare, che era che se io facevo convoluto con gamma epsilon, dove gamma è una funzione maggiore o uguale di 0, era una funzione in S e tale che l'integrale è di gamma x in dx tra meno infinito e più infinito normalizzata, se facesse 1, e poi gamma epsilon, chi è? Non è altro che 1 su epsilon gamma di epsilon x. Ok? Gamma di x su epsilon. Ok? Praticamente noi abbiamo usato questa funzione qua, e alla meno pi greco essere qua. Ok? Come ancora funzione. Allora noi vogliamo vedere che se f è in L1, questo poi varrà anche se la gamma sta in C infinito C. Non, diciamo, quello che vogliamo vedere però è che questo converge a F in L1, diciamo, in L1 e anche, diciamo, e quasi oggi. In realtà ci basta questo discorso, a noi ci basterebbe farlo per esempio per le funzioni di f, però in realtà è vero per L1, è vero. Perché c'è sia la convergenza L1 che la convergenza quasi. Questo qua è un risultato che, diciamo, di analisi reale che poi recuperiamo dopo. Però modulo questo risultato, noi abbiamo dimostrato che praticamente se io prendo f in L1 con la trasformata di f in L1, allora se io faccio la trasformata di f due volte non esce fuori altro che f in L1. Oppure se faccio f trasformata antitrasformata mi viene f. Okay. Oh. Allora, questo antitrasformata significa moltiplicare per e alla più 2π greco sx o xs se partiamo dalla variabile s integra, ok? Semplicemente cambiare segno e spunzare. Ok?
Ok? Allora, questo è il risultato fondamentale. Adesso andiamo a vedere di ragionare. Allora, se noi prendiamo f in s, allora chi era s? Le funzioni a decrescenza rapida, cioè quelle che erano c infinito e decrescevano esponenzialmente, molti decresceranno esponenzialmente, se decrescono esponenzialmente vanno bene, però non ci stanno solo, diciamo, crescevano più che polinomialmente per ogni tipo, per ogni grado di polinomio all'infinito. Ok? Allora, tramite le proprietà che avevamo dimostrato alla prima lezione sulla serie di Fourier, abbiamo visto che F cappuccio sta in S. Beh, innanzitutto cominciamo a vedere che questa applicazione è iniettiva. Che se f è diverso da g, se f è diverso da g, f meno g è diverso, non è la funzione nulla, ma se per assurdo f cappuccio meno g cappuccio fosse la funzione nulla, che la trasformata di f meno g è la trasformata lineare, la trasformata di f meno g è f cappuccio meno g cappuccio. Questo mi direbbe che f, se faccio di nuovo la trasformata, f cappuccio due volte meno g cappuccio due volte dovrebbe essere la funzione nulla. Ma questa chi è? Non è altro che f meno g valutato in meno x. Ma allora se la funzione è valutata in meno x è la funzione nulla, quindi questo sarebbe f meno g valutato in meno x uguale a 0 per ogni x, quasi ogni x. E allora, se è vero che quasi ogni x col meno ci togliete il meno, ribaltate e diventa 0, quindi ottenete una struttura. Quindi la prima cosa è che l'applicazione è iniettiva, ma è pure surrettiva. Perché? Io prendo f, poi prendo, allora questo sta in s, poi prendo f cappuccio e questa la chiamo g. F cappuccio posso, questo so che sta in s, anzi lasciamo stare questo, poi prendo g di s uguale f cappuccio di meno s. Adesso quando faccio la trasformata di g calcolata in x, che parto da s, devo usare due nomi di variabili diverse, no? So e alla meno 2 pi greco is x per g di s da s integro. E chi è? Questa è f cappuccio calcolata in meno x. Ma questa non è A, questa era F calcolata in meno il suo argomento, ma il suo argomento è meno X, quindi questa qua è F di X. Chiaro? Quindi questo cosa mi dice? Mi dice che se F è una funzione di S, siccome io posso antitrasformare, e l'antitrasformato sostanzialmente è una trasformata a meno il fatto di cambiare il segno al dove calcolo la trasformata, se io prendo questa funzione qua, la trasformata di questa è uguale a questa, e allora vuol dire che c'è una funzione in S la cui trasformata è F, che vuol dire che l'applicazione che ogni funzione associa alla sua trasformata è anche surriettiva. Quindi qua abbiamo S, qua abbiamo S, io faccio la mia trasformata di Fourier e questa applicazione è invertita. Qua la F, qua prendo G
applicazione immersa che è l'ambito della sfumatura. Ok. E va bene. Adesso andiamo un attimo a dimostrare il teorema di Blanche Readiness. Allora, se io prendo U e Q che stanno in S, allora se voglio fare integrale tra meno infinito e più infinito di U di X, U di X di x con il dato, questo è il prodotto ermitiano solito, questo è uguale all'integrale da meno infinito e più infinito di un cappuccio di s trasformato di per un cappuccio di s con il dato di s, cioè la trasformata conserva i prodotti ermitiani, prodotto ermitiano canonico in L2, ok? Prodotto scalare, questo è il prodotto scalare perché la funzione sono volumi complessi. Allora, notate che questo è uguale all'integrale da meno infinito e più infinito di un cappuccio cappuccio di meno x v di x coniugato di x. Perché se vi ricordate, se io faccio la trasformazione due volte mi viene la u calcolata in meno x. Ma questo, il cappuccio, se vi ricordate, lo potevo portare dall'altra parte. Quindi cosa? Innanzitutto prima cambio variabile, integrale da meno infinito e più infinito di u cappuccio cappuccio calcolato in x v di meno x coniugato in x. Qua è cambiato niente. Il meno ha ribaltato, sempre meno infinito e infinito, e quindi ho scaricato il meno x dall'altra parte. Adesso io posso scaricare, se vi ricordate, e allora questa qua la chiamo phi di x. Qua ci metto phi cappuccio di s. Poi il problema è tutto capire che è phi cappuccio. Ok? Allora, chi è phi cappuccio? Questa non è altro che l'integrale, tra meno infinito e più infinito di e al meno 2pi greco i xs v di meno x coniugato in x. Oh, phi di x è questa qua, questa è la trasformazione. Ora andiamo a vedere cosa succede se porto il coniugato fuori. Se porto il coniugato fuori, questo non mi fa niente, però qua devo cambiare segno, perché se no non è coniugato.
Adesso andiamo a vedere che cosa succede dentro se qua voglio cambiare variabile. Meno x la chiamo t e poi la chiamo x. Quindi questo da meno x diventa x. Questo da meno infinito infinito diventa di nuovo meno infinito infinito. E qua diventa un'altra volta meno. Cioè cambiando di segno, cioè facendo la sostituzione t uguale a meno x e poi la t la chiamo x, ottengo che il meno da qua passa qua. E quindi questo chi è? Non è proprio v cappuccio di s coniugato? Quindi questo è v cappuccio di s coniugato. E quindi abbiamo dimostrato il teorema di Pascal. Ok? Adesso io mi posso sbizzarrire. Perché? Adesso il quadro è abbastanza più chiaro rispetto a ieri. Io definito, da una parte ho definito la mia trasformata come un integrale di funzioni reali a valori complessi. E questo integrale è perfettamente definito se la mia funzione è L1. Mentre se la funzione non è L1 ho dei problemi a farlo. Però in un primo momento io non cerco di estendere questa definizione, ma mi metto su uno spazio più piccolo. Questo S in che è contenuto? In L1, L2, LP, L'infinito? Quello che vi pare. Cioè qualunque derivata della funzione per qualunque potenza della X sta in L'infinito. Ok? E allora che cosa ho scoperto? Ho scoperto che innanzitutto questo spazio è invariante, cioè la mia applicazione dalla trasformata di Fourier parte da S e arriva in S. In S, in realtà questo l'ho dimostrato anche in uno spazio più grande, basta che F sia L1 e la trasformata sia L1, posso invertire la trasformata e ottenere l'antitrasformata, però là non era chiaro se dominio e codominio coincidevano. Invece S, dominio e codominio coincidono e la mia applicazione è invertibile, l'inversa è l'antitrasformata. E infine è un'isometria in L2, perché se io S non è L2, S sta dentro L2, però in S io prendo la norma L2 in partenza e la norma L2 in arrivo è uguale, perché basta che metto U uguale Q, la norma L2 di U è uguale alla norma L2 di U cappuccio. È chiaro fino a qui? Benissimo. Ma allora a questo punto si schiudono infinite, cioè infinite no, un bel po' di prospettive. Allora, prima prospettiva, io potrei tranquillamente a questo punto, se S è denso in L2, cosa che effettivamente è così, S è denso in L2. Potrei, come posso definire la trasformata di una funzione di L2? Prendo una successione fi con n in S che converge a F, prendo F in L2,
prendo f fi con n, questi stanno in s. In s. Spazio di spazio. Poi prendo fi con n che converge a f in L2. E poi prendo f cappuccio, chi sarà? Per definizione, in due punti uguale, il limite di fi cappuccio n. Ma ci sta il limite di fi cappuccio n? Certo, perché questa qua è una successione convergente in L2, quindi è una successione di Cauchy in L2. Siccome quando faccio la trasformata le norme in L2 rimangono uguali, questa qua è una successione di Cauchy in L2. Che significa Cauchy? Che la norma in L2 di Ln meno, di fi con n meno fi con m tende a 0. E allora la norma in L2 di fi cappuccio n meno fi cappuccio n tende a 0. Però uno dice, che ne so io se una successione di Cauchy in L2 converge? Converge, perché L2 è uno spazio completo. Questo noi non l'abbiamo dimostrato, né lo dimostriamo, perché non possiamo fare tutta analisi complessa, analisi reale, tutti insieme, in segreto. Però è completo, quindi questa qua c'ha un limite. Questo limite è naturale, se questo tende a questo, questo qua è naturale definirlo come il limite di questo. E a questo punto noi abbiamo già esteso, per esempio, la definizione trasformata di Fourier a L2. Se lo volete fare in pratica, se lo volete fare in pratica, come potete fare? Prendete una funzione L2, quella non ci sta in L1, non per forza. Per esempio la sinc non ci sta in L2, scusate, sta in L2 ma non sta in L1, che sinc quadro ha, diciamo, integrale finito, mentre la sinc in modulo in valore assoluto non c'è. Però io cosa posso fare? Cosa posso fare? Posso prendere la sinc, la metto a 0 fuori di meno mm e faccio la trasformata di questa. Non fa in S, però il concetto è lo stesso. Questa qua, quando m tende a infinito, tende a ricostruire tutta la sinc. Questo quando vado a fare la trasformata, ottengo un integrale che si chiama integrale in valore principale, perché invece di essere fatto tra meno infinito e infinito è fatto tra meno m e m. Valore principale perché io ho scelto di farlo su un intervallo simmetrico. E poi faccio tendere m a infinito. Ovviamente facendo tutta una faticaccia boia si dimostra che quello converge, e converge la funzione L2. Se fate invece così ottenete esattamente la stessa cosa. Quindi non è, diciamo, secondo me è molto più chiaro in questo modo qua. Ogni volta che tu hai, nel momento che tu hai il triangolo di Blancherelli e nel momento che tu hai definito la trasformata su un sottospazio di L2 che è denso, perché S è denso, allora non solo, ma quando vai a fare questo la norma di F cappuccio in L2 sarà pure lei uguale alla norma di F in L2, perché la norma di F in L2 è il limite della norma di L2 di questo, che è uguale al limite della norma di L2 di questo. Quella che vai a spendere sarà ancora una isometria. Quindi, intanto, noi sappiamo definire la nostra trasformata già su L1 e su L2. E questo è un primo vantaggio. Ma non ci interessa tanto farlo così, perché qua abbiamo un vantaggio molto più grande, che è quello di passare al duale. Ok? Oh. E adesso vi faccio vedere. Allora, chi è S'? S', ripeto, è l'insieme delle applicazioni lineari I da S a valori C
Dopodiché, se Fibonacci tende a fi in S, allora fi di Fibonacci tende a fi. Questa è S'. Le applicazioni lineari e continue. Ora, qua non ci abbiamo messo una norma, abbiamo messo solo la convergenza, ma va bene così. Qua, se lo facciamo per tutte le distribuzioni, queste si chiamano distribuzioni temperate. Lo spazio delle distribuzioni è un altro, è il duale, non di S, ma il duale di C infinito C. Si potrebbe ripetere il concetto di duale. Il concetto di duale, se ti ricordi, su uno spazio normato, se questo lo chiamiamo V, qua c'era una norma, allora tu già avevi F con N convergeva F in V, nel senso della norma. E T di F con N convergeva a T di F con N convergeva a T di F, la stessa cosa. Che però vi avevo detto che era equivalente al fatto che T di F fosse minore o uguale a una costante positiva per norma F. E le applicazioni lineari limitate e le applicazioni lineari continue sono la stessa cosa. Guardate che non voglio insistere troppo sui dettagli della notazione, perché tanto una trattazione completa non la possiamo fare. Però qua, tu quando vuoi la continuità, cosa vuoi? Almeno lo vuoi la continuità per successioni, no? Se continuo, che significava in analisi 1? Che se x con n tende a x, f di x con n tende a f di x. E qua, se f con n tende a f, t di f con n tende a t di f. Cioè, continuo, quello significa. Ok? Il problema è come si definisce questo limite. Questo limite cosa significava? Significava che x alla h per la derivata cartesima di φ con n convergeva a x alla h per la derivata cartesima di φ in norma infinito per ogni h per k fatta in genere. Questo significa che qualunque derivata potesse convergere a qualunque capito. È una richiesta, sembra complicata, ma in realtà non è nulla di che. E ora vediamo perché. Cominciamo a vedere se la delta. Chi è la delta? La delta è una distribuzione, come opera su un'applicazione, su una funzione φ di S? Cosa fa la delta? La delta nell'origine, cosa fa? Un'area. Chi restituisce qua? Φ di 0. Φ di 0. Vedete, non c'avete più bisogno di fare cose complicate, il limite di quello. No, φ di 0. Questa applicazione è continua. Se φ con n tende a φ in S e C infinito, cioè dentro C infinito, se φ con n tende a φ in norma infinito, cioè uniformemente, tende a φ puntualmente, se io faccio delta φ con n, chi mi viene? Mi viene φ con n di 0. Quando n tende a infinito, tende a φ di 0, sì, mi basta la convergenza di φ puntuale dentro in 0. Però se è uniforme la convergenza di φ con n a φ, sicuramente questo convergenza. Quindi le derivate non me può importare di meno. Se ci metto x alla h davanti, fittiamo. Cioè, scusate, se ci metto x alla h, questo sta nelle ipotesi che queste debbano convergere. Cioè, quindi, in realtà, il fatto che tu sappia questo è un vantaggio, perché tu, quando vai a calcolare
per verificare se quella è una distribuzione temperata, tu sai tutte queste informazioni qua, quindi puoi usare tutte le convergenze della funzione, delle derivate, eccetera, anche a moltiplicare per x alla n. E l'unica cosa che devi dimostrare è che se φ con n tende a φ in quel senso, t di φ con n, in questo caso φ con n 0 tende a φ di 0, qua mi basta usare la convergenza uniforme di φ con n a φ, stop. Non devo usare altro. Ok? Facilissimo. Quindi questa è una distribuzione temperata. Anzi, questa qua si dice una distribuzione a supporto compatto, perché se ovviamente phi in 0 vale 0, la funzione, la distribuzione restituisce 0. Comunque, andiamo a vedere chi è la trasformata di Fourier di delta. Io ho preso la cosa ieri dal verso sbagliato. Andiamo a vedere chi è la trasformata di Fourier di delta. La trasformata di Fourier di delta in phi, per definizione, come l'abbiamo definita ieri? Se funziona per le funzioni, sulle distribuzioni mi posso aspettare che funziona la stessa cosa, perché ci sono, ogni funzione induce una distribuzione tramite f, induce una distribuzione che è tf, che è l'integrale di ff. Ok? E allora che devo fare qua? Chi è questo? Phi cappuccio di 0. Ma chi è phi cappuccio di 0? È l'integrale tra meno infinito e più infinito di chi? Di e alla 2 0, quindi 1, per phi di x in dx. Ma questo chi è? Andiamo più vicino qua, quindi x in dx. Ma questo chi è? È 1 phi. Ok? E quindi, siccome questo vale per ogni phi, chi è la trasformata di delta? 1. Cioè, voi ci avete una distribuzione che è applicata a phi e che è uguale a come se voi fate l'integrale di 1 per phi. Quindi è t1, sarebbe la distribuzione indotta da 1, cioè 1. T1, le distribuzioni indotte da f le chiamiamo sempre come la funzione. E quindi la trasformata della delta è 1. E la trasformata di U è delta. Perché? Che l'antitrasformata è delta, ma 1 è simmetrica, antitrasformata o trasformata la stessa cosa. 1 è pari. Ma questo perché? Perché possiamo provare il teorema sull'antitrasformata? Perché io scarico tutto dall'altra parte. Cioè il teorema sull'antitrasformata. Allora, se io vado a fare P, vado a fare la trasformata, vado a fare l'antitrasformata, posso scaricare dall'altra parte. A qua mi viene P, faccio l'antitrasformata, poi scarico ancora dall'altra parte. Ma su f lo faccio prima della trasformata e poi andiamo alla trasformata, prima andiamo alla trasformata e poi alla trasformata, viene su φ, viene sempre φ. Quindi l'antitrasformata della trasformata di una distribuzione t è t.
Quindi scaricando dall'altra parte, vedete che potere che c'ha la dualità. Quello che non posso estendere è il fatto che sia un'isometria nelle due, perché quello sta più grande delle due. Quello stava in L2, l'isometria lo posso estendere fino a L2. Stop. Ma il discorso che se per definizione la trasformata la posso scaricata dall'altra parte, l'antitrasformata è uguale, perché non è altro che la trasformata calcolata in meno. E qui scarico prima, poi là e ritorno. Quindi il teorema di inversione vale pure in S'. Quindi siamo passati da S, uno spazio piccolissimo, a S', che è uno spazio grandissimo, che contiene, ma non solo, questo contiene un sacco di funzioni. Non tutte. Chi è? Ditemi una funzione che in S' non ci sta. Allora, questa non, per esempio, contiene 1, no? 1 non è una funzione che non sta in nessun LP, è limitata, ma sta solo in L infinito. Potrebbe contenere pure X. Potrebbe contenere tranquillamente X. Perché se io moltiplico X per una funzione che decresce velocemente, il prodotto, per definizione, no? È una funzione che e sta in L1, quindi contiene x, contiene x quadro, contiene x cubo, contiene x alla n, ma c'è una funzione che non c'è, sta all'arte che non c'è stata, però una si vede sul coraggio, e alla x, se prendete e alla x e la moltiplicate per una funzione che decresce più velocemente di qualunque polinomio, e che ne so, magari quella all'infinito che decresce come a alla meno x, allora quando faccio a alla x per a alla meno x all'infinito mi fa 1, ecco il fischio che è l'integrale all'infinito. Quindi le funzioni, diciamo, tra in S', nel duale di S, ovviamente non ci stanno solo le funzioni, ci stanno le distribuzioni, per esempio. Ci sta qualunque derivata della coppia, adesso impariamo a fare le derivate pure delle distribuzioni, e io perciò mi sono sbagliato a mettere in meno, perché quello almeno appare quando scarico la derivata per integrazione per parti. Allora stava a dire che tra le funzioni che stanno in S' ci stanno tutte le funzioni a crescenza lenta, si dice, e quindi che crescono al massimo polinomialmente, ok? Quelle ci stanno, perché se quelle crescono crescendo lenta dominata da un polinomio, tu la maggiori col polinomio, un polinomio quando lo moltiplichi una funzione a decrescenza rapida rimane sempre in L1. Quindi quello là sei sicuro che l'integrale di FG, diciamo, è finito. E però ci sta per esempio la delta, la trasformata di delta è 1, la trasformata di 1. Adesso andiamo a vedere come si fa la derivata. Vabbè, vediamo un attimo se si spiega.